Vangelo del giorno di venerdì 2 novembre 2018. Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La vicinanza fra la festa dei santi e la commemorazione dei defunti ci ricorda nell'insieme la verità misteriosa della vita eterna, e la fede è un tentativo di poter guardare oltre quel limite. Un cristiano accoglie e sente la morte con speranza. La sua fede in Gesù risorto gli dà la sicurezza che morire non è una disfatta irreparabile, ma il passaggio alla condizione gloriosa con il suo Signore. Colui che viene a me non lo respingerò. Non siamo degli estranei per Dio, ma figli, eredi, destinati a condividere la risurrezione di Gesù, della quale già c'è dato il pegno col dono dello Spirito Santo. È questa la volontà di colui che mi ha mandato, che non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. È nella luce della Pasqua di Gesù che oggi ricordiamo i nostri defunti, quelli vicini per familiarità e amicizia, e quelli lontani, che pure sono morti nel Signore. Li affidiamo tutti alla bontà del Signore, che per loro ha versato il suo sangue sulla croce ed è risorto da morte. La loro eterna salvezza sta a cuore a noi, ma soprattutto sta a cuore a Gesù Cristo. Ne costituisce l'essenza della sua incarnazione. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E ancora, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Vero centro di questo brano di Vangelo è la volontà di Dio, al cui adempimento la missione di Gesù è completamente orientata. Il pensiero dei defunti è un salutare richiamo per noi vivi a misurare la fragilità e il rapido flusso delle cose, delle persone e degli avvenimenti, a non crederci praticamente eterni, a maturare la sapienza del cuore, a compiere opere buone finché è giorno. Poi là canteremo a Dio nella comunione dei santi: «Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, tutte le genti verranno e si prostreranno dinanzi a te».